La conferenza dei servizi non accetta la proroga alle emissioni richiesta dalla Vallizzaban. Da dicembre gli impianti dell'azienda dovranno fermarsi. Lavoro, dignità, speranza. Un percorso possibile oggi. Iniziativa della Pastorale per il Laicato alla Borsa Merci. 10 vele per navigare nel mercato globale. Presentato il pacchetto di nuovi servizi per le imprese di Confartigianato. Anche Arezzo celebra la festa dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. Calcio, Capuano, chiedo venia per le mie dichiarazioni, ma non scusa, sarebbe come ammettere un errore. Non volevo offendere nessuno. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD in apertura di questa nostra edizione, la pagina della cronaca. Una donna di 67 anni di Sansepolcro è stata salvata dalle acque della diga di Montedoglio. La donna, avvistata da un passante, è stata estratta viva ma non cosciente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme al 118 e trasportata con il Pegaso all'ospedale di Arezzo. Le sue condizioni di salute sono buone, da stabilire se si sia trattato di un tentativo di suicidio o di una caduta accidentale. Voltiamo pagina cambiando decisamente argomento. La conferenza dei servizi non accetta la proroga alle emissioni richiesta dalla Vallizzaban. Da dicembre gli impianti dell'azienda dovranno fermarsi. La Vallizzaban a dicembre dovrà fermare le macchine per consentire l'installazione di nuovi impianti di captazione dei fumi. Ha quindi aderito alla prescrizione del tavolo tecnico composto da rappresentanti di provincia, comune, ARPAT e Aslotto. La conferenza dei servizi non accetta la proroga alle emissioni richiesta dalla Vallizzaban, diffidandola a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2014. L'azienda ha un mese di tempo per adeguarsi alle prescrizioni della provincia. Venerdì scorso c'è stata la conferenza dei servizi che non ha accolto la proroga richiesta dall'azienda per le emissioni in atmosfera. La Vallizzaban è stata diffidata da parte della provincia alla realizzazione entro il 31 dicembre di tutti quei sistemi di captazione dei fumi per abbattere completamente le emissioni delle nuvole scure e malodorante. E in più dovranno anche realizzare un sistema di convogliamento delle acque piovane in maniera tale da evitare quel dilavamento dei piazzali degli impianti che portava acque potenzialmente inquinate in falda. E l'azienda si è resa disponibile all'interno anche della conferenza dei servizi, presentando un suo specifico cronoprogramma dei lavori, a realizzare il tutto entro il 31 di dicembre. Ovviamente la volontà dell'amministrazione è quella di coniugare benessere dei cittadini, benessere dei lavoratori e anche benessere delle imprese, perché soltanto tramite un manifatturiero salubre potrà ripartire il tema occupazionale e si risolverà soltanto con l'implementazione delle imprese il problema del lavoro. Però queste imprese devono comunque lavorare in sicurezza all'interno del nostro territorio. I cittadini di Salleo erano da anni esasperati dalla presenza di questi fumi. Io spero nel mio anno di mandato di avere in parte perlomeno risolto da qui al 31 dicembre questa annosa questione, questa annosa vicenda che vede da una parte la necessità industriale, dall'altra la necessità ambientale contrapporsi e come campo di scontro appunto il territorio di Salleo. Una firma per dare la spinta decisiva alla realizzazione di una infrastruttura strategica per lo sviluppo della Toscana. L'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli è stato a Roma per sottoscrivere l'atto di costituzione di Centralia, Corridoio Italia Centrale SPA, la società fondata da Toscana, Marche e Umbria, le tre regioni attraversate dal tracciato del corridoio E78 e da ANAS, con lo scopo di portare a compimento la Due Mari. La costituzione della società di progetto, sottolinea Ceccarelli, è un passo decisivo verso il completamento di un'opera davvero fondamentale per i territori che attraversa e non solo.
Il completamento della Due Mari consentirà di inserire la Toscana nel cuore di uno dei collegamenti transeuropei, il TEN-T, su cui si fonda la strategia continentale di sviluppo della mobilità delle merci, oltre che delle persone. Lavoro, dignità, speranza, un percorso possibile oggi. Iniziativa della Pastorale per il Laicato alla Borsa Merci. Lavoro, dignità, speranza, un percorso possibile oggi, la nuova iniziativa promossa dal Centro Pastorale per il Laicato. Come è nata questa iniziativa? È nata a seguito della grave disoccupazione giovanile che attanaglia tutta l'economia anche ad Arezzo. È già da un po' di tempo che abbiamo questo progetto in corso, cercando di dare anche respiro a iniziative concrete. Vorremmo anche dare un punto di vista nuovo, diciamo, anche magari con lo sfruttamento, pensavamo, delle attività agricole per i beni che ha la diocesi. Un ciclo di incontri che si rivolge ai giovani, nei confronti dei quali noi proponiamo anche proposte concrete riguardo a chi si vuole dedicare al lavoro autonomo, all'impresa, ma anche a chi si vuole dedicare, diciamo, al lavoro dipendente. Tre incontri, il venerdì sera alle 21:15, il primo appuntamento il 14 di novembre alla Borsa Merci di Arezzo. Tante le tematiche trattate, cosa verrà approfondito in questi incontri? Il ciclo dei tre incontri è nato perché, parlando tra di noi, abbiamo visto l'esigenza di fare anche un percorso formativo tra di noi, culturale, se così possiamo chiamarlo. Il primo, il 14 novembre, vedrà la professoressa Mariella Carlotti, insegnante, che da sempre ha contatto con i giovani. E a contatto con loro si è accorta che spesso, per poter fare una mossa anche nel mondo del lavoro, c'è bisogno di capire il perché la si vuol fare, qual è il valore di questa cosa, il senso del lavoro. Per cui, attraverso il ciclo delle formelle del campanile di Giotto, che è a Firenze, ci accompagnerà dentro alla scoperta del senso e del valore del lavoro, perché questo riteniamo sia utile perché ognuno poi riesca a fare una mossa in questo senso. Il secondo incontro, che è quello del 21 novembre con Luigino Bruni, conosciuto da tutti, economista, giornalista e scrittore, sull'economia sociale, ovvero in un momento come questo di forte crisi, di disoccupazione giovanile, forse è il caso di pensare a delle forme nuove di economia. Non ci si può adattare sul cercare il solito posto che oramai non c'è più, ma forse bisogna inventare qualcosa di nuovo. Il terzo incontro è poi la testimonianza di un imprenditore, Francesco Conforti, che, partendo da zero, ha iniziato una sua attività, adesso è presidente e amministratore delegato di una società che fa servizi finanziari. Dal nulla ha iniziato ad andare in America, in Oriente, oltre che in Italia, per capire dove poteva fornire questi servizi che lui aveva in mente di creare. Ci occupiamo adesso dell'allarme meteo, perché la regione Toscana ha diramato l'allerta per tutto il territorio regionale. A partire dalla mezzanotte di oggi, almeno per le successive 24 ore, anche nel territorio cortonese è in arrivo una importante perturbazione che determinerà persistenti piogge nei prossimi giorni. Anche se l'intensità delle piogge mediamente non dovrebbe determinare significativi effetti al suolo, non si possono escludere fenomeni localizzati con precipitazioni intense e possibili allagamenti nelle zone depresse. Il comune di Cortona raccomanda a tutta la popolazione di mantenersi informata sull'evoluzione del meteo e di evitare ogni comportamento a rischio, tra cui l'uso dell'auto durante i fenomeni più significativi. 10 vele per navigare nel mercato globale. Presentato il pacchetto di nuovi servizi per le imprese di Confartigianato. 10 vele per navigare nel mercato globale, nuovi servizi per le imprese. È un titolo significativo quello che riunisce la nuova piattaforma di servizi di Confartigianato per il mondo delle piccole e medie imprese della provincia di Arezzo. 10 servizi che si avvalgono anche di tecnologie innovative e per i quali gli uffici di Confartigianato sono a disposizione di chiunque volesse maggiori informazioni. Le 10 vele rappresentano la nuova piattaforma di servizi che Confartigianato mette a disposizione delle piccole e medie imprese per poterle aiutare a orientarsi in quello che possiamo definire un mare sia di adempimenti ma anche un mare di opportunità
per cui è un accompagnamento che vogliamo dare, torno a ripetere, alle aziende per poter competere oggi comunque in un mercato globale e quindi aiutarle a andare verso quelli che sono la scoperta sia di nuovi mercati, utilizzando anche quelli che sono oggi nuove tecnologie che riteniamo siano utili e indispensabili proprio per aiutare le imprese a navigare nel mercato globale. 10 vele e 10 nuovi servizi che noi intendiamo offrire alle nostre imprese e anche ai cittadini. Noi abbiamo partiamo da quelli che è il mondo degli appalti con lo sportello Start MEPA, che è la partecipazione a gare d'appalto in forma telematica, il rilascio delle attestazioni SOA, quindi tutta una serie di adempimenti a cui devono sottostare le imprese edili proprio per certificare le proprie capacità tecniche e professionali. Abbiamo 3 sportelli avanzati, uno sulla mediazione e la conciliazione, l'altro sull'internazionalizzazione, il terzo lo abbiamo chiamato sportello dell'inventore, rivolto sia alle imprese che ai cittadini per proporre quelli che sono novità, quindi invenzioni di qualsiasi tipo. Simone Ghiandai, Fabrizio Grazzini e Matteo Sartini sono 3 ex dipendenti Cadla che presto diventeranno imprenditori. I 3 hanno infatti deciso di tentare l'impresa e rilevare uno dei negozi ex Despar chiusi dopo il crack del colosso della distribuzione alimentare dei fratelli Giannetti. Così dopodomani riaprirà i battenti il supermercato al centro commerciale I Pini di Olmo. Nel negozio lavoreranno in tutto 4 dipendenti, alcuni dei quali sono ex colleghi del magazzino e dei supermercati. Anche Arezzo celebra la festa dell'Unità Nazionale, la giornata delle Forze Armate. Anche Arezzo ha celebrato, come ogni anno, la festa dell'Unità Nazionale e la giornata delle Forze Armate. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto Saverio Ordine, il sindaco di Arezzo Stefano Gasperini e il presidente della provincia Roberto Vasai, insieme ad altre numerose autorità istituzionali del territorio. Il programma ha visto l'alzabandiera e gli onori ai caduti con la deposizione della corona di alloro nei pressi di via dell'anfiteatro, quindi lo spostamento nella sala Borsa Merci anziché in piazza San Jacopo a causa delle avverse condizioni atmosferiche, per il saluto del prefetto e la lettura dei messaggi del capo dello Stato e del Ministero della Difesa. Gli allievi del convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo hanno letto la motivazione della medaglia d'oro al valor militare conferita al milite ignoto e della concessione dell'Ordine Militare d'Italia e della medaglia d'oro al valor militare alla bandiera del 225° Reggimento Fanteria Brigata Arezzo, nonché di una poesia di Giuseppe Ungaretti, accompagnando le celebrazioni con l'esecuzione di canti e dell'inno nazionale. ANCI Toscana, l'associazione che riunisce i comuni della nostra regione, ha nominato il sindaco di Cortona, Francesca Basanieri, ai vertici dell'organismo regionale con l'incarico di responsabile turismo e marketing territoriale. Si tratta di un riconoscimento di altissimo profilo per Cortona e il suo sindaco. Il settore del turismo per una regione come la Toscana è forse quello più importante e strategico. Il sindaco Basanieri rappresenterà i comuni toscani in tutti i confronti con gli altri enti competenti in questo ambito, a cominciare proprio dalla regione Toscana. E veniamo adesso alla pagina sportiva. Non potevamo non parlare di calcio, in particolare dell'US Arezzo, con le dichiarazioni di Ezio Capuano, allenatore amaranto, che dopo le forti frasi pronunciate in occasione del post partita contro l'Alessandria, oggi dice: chiedo venia per le mie dichiarazioni, ma non scusa, sarebbe come ammettere un errore, spiega, ma non volevo offendere nessuno. Io ho semplicemente esternato nella maniera probabilmente errata, ma c'era l'adrenalina del dopogara, cose che dico continuamente alla squadra. Io per esempio ho bestemmiato, ho chiesto scusa, come ieri negli spogliatoi ho chiesto scusa a Montini perché magari non lo dovevo dire in quel momento, ma io glielo dico ai giocatori per spronarli. Cioè, perdere una partita
in quel modo ho detto: si è perso una palla senza palle, sembravamo delle checche, ma non volevo nella maniera più assoluta offendere nessuno, ma non ci ho nemmeno pensato. Io sono fatto in questo modo. 8 anni fa io ebbi a dire: chi vende le partite deve andare nei forni crematori. E il giorno dopo tutti gli ebrei contro, ma io mica volevo in quel momento enfatizzare le nefandezze contro quel grande popolo. Chiedo venia per la mia ignoranza devastante in codesta argomentazione. Se ho suscitato in qualcuno qualche cosa di negativo, sono pronto a chiedere venia, non scusa. Se io in questo momento chiedessi scusa, ammetterei un errore, ma io mi venisse il male più brutto al mondo se io in quel momento ho pensato di offendere qualcuno. Cerca di gettare acqua sul fuoco Mister Capuano dopo il vespaio di polemiche sollevato dalle sue esternazioni che lo hanno portato agli onori delle cronache nazionali. In merito all'invito dell'Arcigay di Arezzo a partecipare ai corsi di formazione per capire la gravità di insulti omofobi e sessisti, risponde così. No, al Play Pride no, però chi mi dà dell'omofobo o del sessista non conosce Capuano. Se dovessi essere invitato ad una situazione per migliorare la mia cultura, lo farò senza ombra di dubbio. Intanto si annuncia un match in salita, quello contro il Venezia. Tanti gli infortuni e anche il calciomercato non porterà novità, almeno per ora. Non è andata a buon fine la trattativa con Chevantin, che forse sarà disponibile solo dopo gennaio, mese per il quale Mister Capuano prevede importanti novità. Al pubblico d'Arezzo interessano i risultati, non il gossip, chiedo scusa. I risultati che la squadra in questo momento sta facendo in maniera notevole, con tutti i problemi e con tutte le situazioni che in questo momento attanagliano la squadra. Questo aumenta ancora. Si deve imparare a dare il giusto peso alle parole, soprattutto coloro che rivestono un ruolo. L'assessore allo sport del Comune di Arezzo, Francesco Romizzi, commenta così sul suo profilo Facebook le dichiarazioni del mister dell'Arezzo, Eziolino Capuano. Essere allenatore di una squadra professionista significa anche rappresentare un mondo e quindi avere un ruolo, prosegue Romizzi e conclude: un corso di formazione sull'uso delle parole servirebbe a tante persone. Questa era per il momento la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, subito dopo di noi l'appuntamento è con il meteo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di TSD.